quello che facciamo noi è creare energia e attraverso il sacrificio, lo studio e la passione creare altra energia. Yo, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto per darvi una notizia fortissima, perché ieri è stato deciso che la breakdance parteciperà alle Olimpiadi. Yeah! Perché dal Bronx, dalla strada, si arriverà direttamente alle Olimpiadi. Quindi per festeggiare questo evento, ragazzi, vi porto con me alla Battle School. Sto per entrare alla Battle School. Quindi adesso vi porto con me a vedere una battle organizzata dai Bandits, la Red Me Line e dall'Urban Giant Festival. Andiamo!
verremo a comunicare a tutti quanti voi che quello che facciamo si chiama braiding o b-boying, è un'arte, è una danza che si avvicina insieme ad altre quattro discipline come i graffiti che avete visto qua fuori quando siete arrivati. Facciamo un bel applauso per gli artisti dei graffiti qui fuori, N1, Prosa, Tomo e tutti i ragazzi che ci hanno dato lo spazio oggi per essere qui. Si avvicina a quello che è il DJing con il nostro Dario Farbit e a quello che è l'MCing, o comunque più comunemente conosciuti come rapper. Abbiamo qua tra l'altro oggi uno dei rappresentanti più importanti d'Italia, è il Prez e che è ESA. Questo per dirvi che intorno a quello che facciamo c'è una vera e propria cultura, ok, con uno studio, lo studio dei passi, lo studio della musica, lo studio dei graffiti, del lettering, dell'arte. Questo comporta studio, comporta disciplina per poter portare avanti queste arti, comporta un sacco di sacrificio e impegno. Grazie alla presenza di tutti, che voi genitori che li dovete consolare, di andate avanti, spingete ancora, la prossima andrà meglio. Imparano a confrontarsi con gli altri, quello che vedete è una sfida, molti di loro sono mega agguerriti, ma in realtà poi la sfida è contro se stessi, ok? Un applauso a Patrizia, vieni qui. Adesso stanno prendendo dei genitori per farli provare la sensazione di... Non vi faccio ballare, promesso, al massimo paese è entrato. Vieni, sei stato preso. Dall'altra parte dobbiamo reclutare dei papà. Si sfidavano, si facevano un mazzo così, ok? Io personalmente non mi sarei mai immaginato di vivere con la breakdance quando ho iniziato 20 anni fa. Al momento è possibile e ci sono un sacco di possibilità per i vostri ragazzi di coltivare la loro passione, quindi lasciateli fare, lasciateli indipendenti, lasciateli crescere, lasciategli lo spazio di spaccare, di fallire, di fare cappottate in mezzo al cerchio, di tornare a casa a piangere e ritrovarci ancora e ancora e ancora e ancora. Quindi alla fine quello che facciamo noi è creare energia e attraverso il sacrificio, lo studio e la passione creare altre energie. Ragazzi, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa novità pazzesca. Fatemi sapere anche se qualcuno di voi era alla Battle School. Se vi è piaciuto il video lasciate un pollicino su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su tutti gli altri miei social. E noi ci vediamo nel prossimo video. Yo!